Allora, oggi siamo in pista, però non sei tu a gareggiare, quindi hai vissuto l'ansia delle altre persone. Come la tua. Come la mia, ad esempio. Ma cosa provi prima delle gare? Hai qualche scongiuro? Come affronti la tensione prima della partenza? Ognuno ha un po' il suo modo per scaricare la tensione, poi chiaro ci sono quelle situazioni dove sei più in tensione, altre dove sei più tranquillo. Comunque sì, preparo le mie cose, poi iPod, in modo che nessuno mi può parlare perché sto ascoltando la musica come segno anche un po' di lasciarmi in pace, metto lì con l'iPod, mi rilasso un po', poi dopo mi scaldo, tipo mi so correre intorno al paddock, faccio un po' di esercizi per rimanere calda se c'è bisogno e niente, poi dopo si vede un pista. Che musica c'è nell'iPod, per curiosità? Cioè, ma io sono una che va a fissa, cioè magari c'è la nuova canzone di Maroon 5, ok, mi sono fissata, ascolto sempre quella tutto il giorno. Avrei mica avuto il cuoricino Pio fra queste persone. No, cuoricino Pio per fortuna no. Ascolta, quando hai capito che questa tua passione sarebbe diventata un lavoro? Guarda, io ho iniziato comunque a 8 anni e ho iniziato per divertimento, facevo le gare tranquille, poi ho iniziato a fare i regionali e ho vinto il regionale Umbro, sono arrivata a seconda per 2 punti a Lombardo e io ho capito che cavolo, un po' di... sono anche brava, non è che solo mi piace. E poi c'è stata una gara dove sono partita molto indietro, ero partita quindi 17esima, una roba del genere. E in una gara fortissima sono riuscita ad arrivare anche un podio, ho fatto una gara assurda, pazzesca, che comunque magari non è il mio miglior risultato. Però quella gara lì mi ha fatto capire che comunque era la mia strada e da lì poi sono andata. Quindi a quanti anni questo? 14 anni, 13 anni. Dai, le ragazzine in genere lottano con i brufoli, cosa volevi fare da grande? I tuoi genitori ti hanno sempre sostenuto. Sì, però sono stati pazzeschi per questo, comunque sono sempre stati dietro, comunque anche con sacrifici, perché comunque non è facile scherzare una figlia da una pista all'altra per farla correre, però sì, sono sempre stati dietro, sia loro che i miei fratelli. Allora, io ho notato che nonostante tu sia giovanissima, oltre a una grandissima grinta che metti nelle cose, hai anche una grande serietà. Questa cosa mi ha molto stupito perché in realtà appunto da una ragazza così giovane uno non si aspetta tutta questa serietà nel lavoro. Da cosa deriva secondo te? Perché ti sarai accorta che i tuoi coetanei che magari fanno un altro lavoro sono un po' più così, cacciaroni invece di così. Cioè secondo te come va? Comunque io da 10 anni che giro per le piste, per i circuiti da sola, con uomini più grandi e vivo comunque la competizione, che vivo, lavoro insieme ad altri con un team, però anche da sola, sono in pista poi da sola, insomma sono molte cose, questo sport mi ha fatto crescere molto in testa e comunque so capire quando è il momento di scherzare e quando è il momento di rimanere serio. Poi sono la prima che sono una che non ho voglia di essere lì seria e nervosa, cioè comunque mi piace scherzare, ridere, socializzare sempre con le persone, però ovviamente... Ma nel lavoro sei più seria, nel senso bello proprio. Sì, perché comunque per quello che amo e per farlo bene bisogna farlo seriamente, insomma, ecco. Con l'esperienza penso che diventa così. Hai corso proprio. Ecco, visto che comunque hai cominciato a 8-10 anni, volevo chiederti ma hai giocato a Barbie? No. No. Proprio. Me le regalavano, non le tiravo nemmeno fuori dal pacchetto. Io giocavo con i mini pony e le micro machine con mio fratello. Ascoltami, secondo te qual è la differenza tra un pilota uomo e un pilota donna? Non ci sono differenze. Non ci sono differenze. L'unica cosa che la donna deve fare di più è che si deve allenare molto più di un uomo. Cioè, se un uomo si allena 3 volte al giorno in palestra, comunque molti non sanno, ma avere una macchina fisicamente non è facile, perché noi non abbiamo il servo sterzo, abbiamo il servo sterzo, anche il pedale del freno per il tenuto di tutto, quindi devi allenare tutto il corpo, anche il cuore, la resistenza cardiaca, quindi ovviamente un uomo è più favorito su questo, è più forte. Però se no non c'è niente che differenza uomo la donna sulla donna.
una caratteristica al volante, cioè non lo so, una donna è più accurata, un uomo più... Allora, scientificamente hai provato che una donna multitasking, cioè sono più abile a fare più cose contemporaneamente, no? Quindi una donna forse è più capace di parlare in radio, allo stesso tempo pensare ai comportamenti della macchina, allo stesso tempo guidare velocemente. Un uomo forse è più... non c'è niente, secondo me no. Possiamo essere molto più veloci degli uomini. Questo non c'è nulla. Quindi praticamente tu sei una bella giovane donna in un mondo che è prevalentemente maschile. E ti chiedo se ci sono dei vantaggi e dei svantaggi di questa cosa, ci sono episodi divertenti, anche perché comunque suppongo che vedere te che giri fra le macchine non è così usuale in quel mondo. No, c'hai cioè, i vantaggi, comunque c'è molta più visibilità chiaramente, perché siamo uno su mille di donne. E quindi abbiamo molta più visibilità e... questo è vero, però allo stesso tempo c'è sempre molta diffidenza per le donne. Però comunque sì, alla fine imparano a rispettare, cioè la battuta c'è sempre, cioè, non posso dire che non c'è. E soprattutto per un uomo non è molto facile poi dopo tornare nei box che una donna ti è stata davanti, c'è cioè, gli ingegneri, i meccanici, ah ma ti è stata davanti, fatti qua! È pesante. Ecco, ricollegandomi a questo discorso, alla fine sei in un certo senso un simbolo di emancipazione femminile, perché comunque sei una donna che si sta facendo avanti in un mondo che è stato prevalentemente maschile, quindi tu te la senti questa responsabilità in un certo senso? Sì, sì. E come te la vivi? Per avere carattere, perché comunque gli uomini cercano sempre quello che però alla fine io adesso... ho capito bene male come giocarmela, come con loro, nel senso che se ti parli del professionale imparano a rispettarti. Poi io comunque sono sempre lo stesso, cioè noi passiamo giorni, giorni, giorni in pista e ovviamente io non è che le amicizie che fai in pista, fai amicizie proprio in pista, comunque 80% della tua vita la passi lì, quindi insomma alla fine ho anche amici piloti, amici meccanici, amici ingegneri. Però sì, mi piace l'idea del fatto che comunque già sto aprendo molte strade a molte donne. Io comunque sono stata la prima a fare un campionato GP3, a iscrivermi, a fare tutto. E poi dopo sono arrivate altre. Quindi insomma mi piace l'idea che sto aprendo le strade anche per le donne, perché anche le donne mi mettono in strada. I fans sono più uomini o più donne? Penso più uomini, perché comunque gli uomini ora sono più appassionati dei motori rispetto alle donne. Cioè, in base a Facebook dice quello, poi non lo so. Facebook anche perché sei una bellissima donna, insomma. Però no, ho molte anche fan donne che mi piace l'idea di avere fan, le fan donne. Comunque mi specchio in loro perché sono appassionati come me di questo mondo. E quando sì, apprezzo molto quando una fan è femmina. A casa il fatto che comunque sto dando vita anche alle donne, cioè nel senso anche le donne comunque stanno sentendo comunque parte di questo mondo. Sì, tutto sulle sue spalle, contiamo su di te. Allora, fidanzato? Hai fidanzato? Next! Allora, se ci sia o meno questo fidanzato, chi passa a prendere chi? Ma li chiama, però ci sono delle volte che non ho voglia, però tipo è capitato ogni volta che uscivo con un ragazzo e mi spegneva la macchina al semaforo, io ridevo per ore, quindi sono più male, però sì, però alla fine io non so parcheggiare molto bene, quindi ah, ecco. Infatti adesso arriviamo momento. Quindi a proposito appunto di chi guida, cioè, sappiamo che se non è patentato, quindi sì. Vogliamo sapere com'è andata la scuola guida, nel senso il tuo istruttore di guida ti ha fatto pagare il fatto che eri molto più brava di lui. Allora io non ho detto niente, perché non volevo che si sapesse, perché come me era magari invidioso di qua di là. Sono andata alla mia prima guidata, te la cadi bene, no? Sei brava, ma non hai già guidato prima, io non ho mai. Poi dopo alla fine gli ho detto la verità, anche perché comunque mi sa che mi ha visto in qualche intervista. E gli ho detto la verità e comunque trovava qualsiasi difetto stupido giusto per farmi pesare. Però alla fine ho passato la patente con pochissime guide, quindi insomma. E quindi adesso ritorniamo al problema proprio
che riguarda te e la macchina, i parcheggi, perché ci è giunta questa voce che tu ci hai confermato. Allora, io non fermo niente, cioè io i parcheggi li so fare, però ovviamente quelli complicati magari cioè mi innervosisco, perché l'idea è che ancora, no, tutti partono dal presupposto che i piloti sanno parcheggiare, quando i piloti non sanno parcheggiare perché non parcheggiano mai, perché loro arrivano in pit lane, parcheggiano la macchina e poi sono i meccanici che la spingono nei box. Noi non facciamo altro, cioè noi solo in pista. Quindi l'idea che, cioè, sono molto competitiva, no? È l'idea che comunque i parcheggi ancora non mi vengono bene, i miei amici me la fanno pesare, no? Però comunque sono molto bene. Piano piano il parcheggio per te. Allora, tu sei testimonial brave, quindi comunque questo ti ha lanciato nel mondo dello stile e quindi ti ha fatto conoscere un pubblico più vasto di quello degli appassionati. In qualche modo hai cambiato la tua vita, nel senso, dalle cose più banali che ti fermano per strada, piuttosto che anche le serate che devi fare, cioè, in che modo ti ha cambiato? Mi è capitato di andare al parrucchiere e la gente mi fissava, sì, non so cosa, però perché comunque forse mi riconosceva. Mi è capitato di andare a ballare un po' di tempo fa e c'erano i miei amici che mi dicevano: ah, quel gruppo di ragazzi, ha detto, ah, hai visto quella? Ah, sai che è quella? Quindi sì, la mia vita è cambiata, perché comunque oltre a fare in macchina adesso ho impegni tipo questa giornata che comunque un anno fa non me lo sarei mai immaginato, e quindi mi ha aperto molto strade, ma mi ha permesso di fare molte cose, molte esperienze diverse. Poi sì, comunque è una cosa che mi piace, ma terzo mi aiuta nella mia carriera e questa è una cosa più importante. Quindi quali sono i tuoi prossimi impegni a proposito di carriera? Beh, ora mi sto preparando per il GP3 l'anno prossimo, e quindi preparazione, immersion, palestra, poi ho i test invernali l'anno prossimo e poi ripartire il campionato. Bene. Ma hai mai pensato a un piano B? Guarda, io il mio obiettivo è diventare pilota di professione, cioè nel senso da 5 anni io sono pilota e vivo di questo, cioè essere professionista pienamente. E secondo me è un obiettivo praticamente raggiungibile, no? Poi ovviamente il sogno ce la formano, poi il piano B però devo avere per forza. Ora penso prenderò l'università quando un pochino più tempo, calma. Calma, poi comunque mio padre ha un'azienda Eise che si occupa, costruisce le vendite alle aziende, comunque è un settore che mi piace, è un lavoro molto difficile, però è bello, io lo vedo comunque, vivo l'azienda con lui, alla fine mi piace far parte di quel mondo, quindi ovviamente mi piace di portare a questo settore, però spero di mettere per me. Sì, ti auguriamo ovviamente che funzioni benissimo il piano A. Allora, invece, nella vita quotidiana, che tipologia di donna al volante sei? Cioè, proprio un percorso tipico in città. Sei di quelle che vanno piano, usano del clacson, usano... Ma il clacson no, però i lampeggianti a manetta. Quindi sei aggressivissima. Quando piove. Il clacson no, il clacson. Allora, noi intervistiamo con un portale che si chiama Autostillo, ed è il primo portale di automotive femminile, quindi hai questa grossa responsabilità. Sì. Allora, cosa consiglieresti tu alle lettrici di Autostillo di rispondere agli uomini che continuano a dire donna al volante, pericolo costante? Donna volante, sorpasso costante, non pericolo costante. Rispondetegli quello che cambieranno, già. Ok, finisce grazie a te.